Buonasera, ben ritrovati. Anche quella di ieri è stata una giornata dalle caratteristiche prettamente primaverili, soprattutto per quanto riguarda le temperature massime, che si sono attestate fra i 25 e i 26 gradi, valori decisamente di tutto rilievo. Per quanto riguarda invece la situazione del tempo, anche nella giornata odierna la nostra provincia è parzialmente riparata da un campo di alta pressione, un campo di alta pressione che però, come vi ho accennato nella puntata di ieri, sta lentamente indebolendosi e spostandosi ulteriormente verso est. Questo anche a causa dell'incalzare di una depressione che sta alimentando una perturbazione, un sistema nuvoloso che già da giorni insiste sulle regioni del nord-ovest, regioni che non sono appunto coperte dall'alta pressione. Andiamo a vedere l'immagine dal satellite per renderci conto bene della situazione. Infatti vedete questo sistema nuvoloso che, come ho detto, insiste già da giorni sulle regioni del nord-ovest. A nord della penisola iberica c'è il centro di questa depressione che nelle prossime 24-48 ore, grazie anche all'indebolimento del campo di alta pressione, avanzerà lentamente verso sud-ovest e si dovrebbe andare a posizionare all'incirca vicino alla Sardegna. Ovviamente la pressione diminuisce e le nuvole, i sistemi nuvolosi, trovano campo aperto per potersi spostare ed interessare ulteriormente anche il resto del nord Italia. Non si tratterà di una fase di tempo altamente perturbata, come invece si è verificato sulle zone del Piemonte, che è piovuto molto, veramente molto, quantitativi pluviometrici decisamente alti. Come dicevo, la perturbazione è già da giorni che insiste, pertanto avrà perso parte della sua energia e quando verrà sulle nostre zone avremo sì occasione di nuvolosità, ma non di fenomeni particolarmente intensi. Diciamo che soprattutto nelle ore centrali della giornata, anche grazie al maggior calore, si potranno avere degli addensamenti comuniformi che potranno dar luogo a fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle zone appenniniche. Detto questo, andiamo a vedere il tempo che farà per la giornata di domani. Nella primissima mattina la nuvolosità non sarà particolarmente intensa, magari avremo una nuvolosità alta e sottile sulle zone di pianura, mentre invece sarà forse un pochino più consistente sulle zone appenniniche. Dal pomeriggio la nuvolosità potrebbe aumentare ulteriormente e qualche fenomeno temporalesco, ripeto, sulle zone appenniniche potrebbe verificarsi. Le precipitazioni in pianura per domani i modelli matematici non li prevedono. Probabilmente nella futura notte, fra giovedì e venerdì, invece qualche pioggia potrebbe verificarsi anche sulle zone di pianura. Comunque avremo tempo per riparare nella previsione per domani. Andiamo a vedere le temperature e i venti. Le temperature saranno in generale diminuzione, una diminuzione molto lieve comunque, niente di molto importante. I venti invece saranno deboli dai quadranti orientali sulle zone di pianura, mentre invece saranno da moderati a localmente anche forti sul settore appenninico. Bene, per oggi ho concluso, vi ricordo di dare uno sguardo anche alla nostra rubrica internet all'indirizzo www.meteomodena.it. Se volete mandarci un messaggio di posta elettronica potete utilizzare l'indirizzo che troverete dentro la rubrica. Io ho concluso, la linea torna al TG Modena, noi ci vediamo direttamente domani sera, arrivederci.